Abbiamo dimostrato di esistere in quanto res cogitans con Cartesio col suo famoso ragionamento del cogito ergo sum, e poi proprio l'ultima volta abbiamo anche dimostrato che esiste pure Dio e che questo Dio ci garantisce che quello che vediamo, che quello che percepiamo, che quello che tocchiamo sia reale. Quindi, oltre al res cogitans esiste anche qualcos'altro, anzi molto altro. Esiste anche la materia, esiste anche il mondo, esiste tutto quello che ci circonda. Esiste quella che Cartesio chiama la res extensa, la sostanza estesa. Due realtà, noi e il mondo, noi e la materia, noi in quanto sostanza pensante, in quanto anima, se vogliamo, in quanto mente, e la realtà fisica, materiale, toccabile, tangibile. Queste sono le due realtà del mondo che costituiscono il mondo fisico. E oggi iniziamo a vedere proprio questo. Parleremo del dualismo cartesiano, res cogitans, res extensa, e poi di come studiare questo mondo che ci circonda. Cominciamo, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 198esima puntata. Il dualismo cartesiano e la fisica. Eccoci insieme, ben trovati per parlare per una ventina di minuti o poco più di filosofia, e come stiamo facendo ormai da varie puntate, di filosofia del 600, di filosofia cartesiana, di quella parte del razionalismo moderno che ha posto le basi di tanti discorsi che faremo ancora, che vedremo di nuovo, perché parleremo sicuramente anche di altri pensatori che si ispirano e partono da Cartesio. Come vi dicevo nella premessa, dobbiamo fare un attimo il punto su tutto il percorso che abbiamo fatto fino a qui. Siamo partiti dall'esigenza di Cartesio, di René Descartes, di trovare un metodo utile per arrivare alla verità, ma utile anche per la vita pratica. Questo metodo, dice Cartesio, bisogna che sia ispirato in buona misura al metodo geometrico, al metodo della geometria, quello che ha fatto tanti avanzamenti, ha permesso tante scoperte, tante dimostrazioni e così via. E in effetti Cartesio questo metodo lo enuncia, fondato su quattro regole: regola dell'evidenza, dell'analisi, della sintesi, della enumerazione e revisione. Dopodiché però bisogna fondare questo metodo, abbiamo detto, e per fondare questo metodo Cartesio fa tutta quell'analisi del dubbio metodico, del dubbio iperbolico, fino ad arrivare a dire: io esisto, cogito ergo sum, e non solo io esisto, esiste pure Dio, un Dio buono, un Dio infinito, un Dio eterno, un Dio che non ci può ingannare, e dunque non esiste solo Dio, esiste anche quello che vedo, quello che percepisco e così via. Ecco, siamo arrivati a fondare il metodo, perché una volta che c'è un Dio buono e siamo certi che ci sia un Dio buono, possiamo legittimamente fidarci di quello che i sensi ci dicono quando li usiamo con una certa attitudine all'evidenza, di quello che la ragione ci dice, anche qui usandola con parsimonia ovviamente. Bisogna sempre rimanere legati alla regola dell'evidenza, cioè non assumere mai niente come vero che non risulti vero per evidenza. Bene, però a questo punto bisogna fare un altro discorso che avevamo anticipato all'inizio, che avevamo lasciato un po' in sospeso. Se vi ricordate, quando abbiamo cercato di fare un po' la mappa di quello che dovevamo fare, la scaletta delle operazioni da compiere, abbiamo detto che bisogna prima di tutto scrivere le regole del metodo, in secondo luogo fondare questo metodo, queste due cose le abbiamo già fatte. E poi, in terzo luogo, lo stesso Cartesio aveva detto, bisogna pure dimostrare che il metodo è fecondo. Cioè che questo metodo mi consente di fare nuove scoperte, di ampliare le mie conoscenze. Ebbene, finora abbiamo affrontato i primi due punti, anche con una certa fatica perché è stato un percorso complicato. Ma adesso si tratta di applicare il metodo e di dimostrare che questo metodo ci consente di conoscere cose nuove. E questo è lo scopo anche della fisica cartesiana. La fisica ha bisogno di innovazioni, riscoperte, eccetera. Beh, adesso abbiamo un metodo che ci può aiutare anche in questo campo, ritiene il filosofo francese. Prima però di vedere la fisica, cerchiamo di capire che cos'è il mondo fisico, perché vi ho detto, siamo di fronte evidentemente ad un dualismo. Abbiamo due sostanze, due realtà che convivono nel mondo, ma che sono ben diverse tra loro. Vediamole, le abbiamo già citate, ma vale la pena di rimarcare alcuni punti. Partiamo dalla res cogitans, cioè la sostanza pensante. Abbiamo detto che la prima certezza che abbiamo raggiunto è proprio questa, di esistere in quanto sostanze pensanti, cogito ergo sum, quindi res cogitans. Ecco, che caratteristiche ha questa sostanza pensante secondo Cartesio? Beh, lui ne enuncia varie. Diciamo, in primo luogo, la sostanza pensante è inestesa. Vuol dire che non ha estensione, che non ha corpo, che non ha materia. È immateriale, potremmo anche dire. Questo l'avevamo già detto, vi ricordate che proprio su questo punto Hobbes aveva criticato Cartesio, poi Cartesio aveva risposto, eccetera.
la sostanza pensante non ha materia, è inestesa, è immateriale. Ebbene, questo l'abbiamo detto. Ovviamente la res extensa invece è tutto il contrario da questo punto di vista. La res extensa è esattamente materiale, è proprio la materia, è proprio il corpo, è proprio tutto ciò che ha un'estensione. E qua vediamo già che siamo davanti a due cose opposte tra loro. Poi, seconda caratteristica, la res cogitans, dice Cartesio, è libera. In effetti, se pensiamo a come funziona la nostra mente, la nostra anima, chiamatela come volete, la sede del nostro pensiero, ebbene ci sembra che questa sede del nostro pensiero agisca con grande libertà, liberamente. Io posso desiderare, posso cambiare idea, posso sognare, posso con la mente fare viaggi di tutti i tipi, no? L'unica regola è la mia stessa libertà, la mia stessa volontà, posso fare quello che mi pare con la mente. Quindi la mia mente va dove vuole, non è costretta da leggi fisiche, agisce come le pare, posso sognare mondi che neppure esistono, paradossalmente, no? Posso desiderare cose che non potrò mai avere, paradossalmente, non ho limiti. Riguardo al pensiero, riguardo alla res cogitans. Se invece proviamo a vedere la stessa cosa dal punto di vista della res extensa, cioè della materia, ebbene lì ci accorgiamo che ci sono dei limiti. La materia non è certo libera. Prendete ad esempio un cellulare. Un cellulare lo avete tutti, magari in tasca, magari state ascoltando questo podcast proprio sul cellulare. Ebbene, il cellulare non è libero di fare quello che gli pare. Se voi lo spegnete, lui si spegne. Non è che può ribellarsi al suo padrone. Se voi lo lanciate in aria, questo cellulare magari per un po' sale, ma appena finisce la forza che gli avete impresso, inizia a precipitare e cade. E non può fare a meno di cadere. Segue leggi meccaniche, è meccanicamente determinato, no? Segue le leggi della fisica e non può certo ribellarsi alle leggi della fisica o dell'informatica nel caso dei suoi programmi, no? Fa quello che deve. Non può fare altrimenti da come è programmato a fare, da come le leggi della fisica, della chimica, dell'informatica lo obbligano a fare. Faccio presente una cosa. Anche il nostro corpo è res extensa, mentre per Cartesio la nostra anima è res cogitans. Attenzione perché questo punto è importante. Noi nel nostro pensiero siamo liberi. Possiamo pensare a quello che ci pare, possiamo, dicevo prima, viaggiare con la mente, desiderare quello che vogliamo, eccetera, 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 ma il nostro corpo non può fare tutto quello che vuole. Se io mi butto dalla finestra, il mio corpo non può decidere di volare, no? La mia fantasia sì che può volare, la mia mente sì che può volare, ipoteticamente, nel pensiero, eccetera. Il mio corpo no, il mio corpo, se io mi butto dalla finestra, cade. E non può fare a meno di cadere, perché è un corpo materiale, perché la materia segue le leggi della fisica. Se io mi ammalo, purtroppo, di una malattia, ecco, il mio corpo si ammala e il mio corpo poi segue le leggi della biologia e della medicina. Non è che con la mente posso dire non voglio essere malato, cioè posso anche dirlo, ma questo non cambia lo stato di cose del mio corpo. Il corpo agisce e reagisce agli stimoli secondo leggi meccaniche, la mente no. Io alla mente posso dire una cosa, la mente può reagire in mille modi diversi. Al corpo invece faccio una cosa, il corpo reagisce secondo le leggi, in un unico modo. Se io sparo al cuore del mio corpo, il mio corpo muore. Se io dico un'offesa alla mia anima, la mia anima può reagire in mille modi diversi, non c'è un'unica soluzione, ok? Quindi cosa vuol dire questo? Che l'anima è libera, dicevo, la res cogitans è libera, dicevo, mentre la res extensa è necessitata, è meccanicamente determinata, segue leggi meccaniche come un pezzo di un ingranaggio e non può uscire da questo ingranaggio il corpo. L'anima invece è diversa, capite che nell'uomo queste due dimensioni finiscono per convivere, questo genera magari anche dei problemi, Però di quello parleremo più avanti, di come funziona l'uomo. Intanto ricordate questo. La res cogitans è libera, la res extensa è meccanicamente determinata. Terza differenza. Beh, la res cogitans ovviamente è consapevole di sé. La nostra mente, il nostro pensiero, sa di essere pensiero. La nostra anima sa di essere un'anima. La nostra res cogitans sa di pensare. No, abbiamo detto prima, penso dunque sono. Io so di pensare. La mia parte pensante sa di poter pensare. Sa cos'è. Sa identificarsi, è consapevole di sé. Il corpo no. Un tavolo non è consapevole di essere un tavolo. Un sasso non è consapevole di essere un sasso. Il mio corpo non è consapevole di essere un corpo. È la casomai la mia anima, la mia res cogitans che ha consapevolezza del fatto di stare dentro un corpo. Ma non il corpo da solo, capite? Quindi siamo davanti davvero ad un dualismo. A due sostanze che dominano la realtà perché sono le uniche due sostanze dell'universo, ma sono diversissime. La res cogitans, ripeto, è inestesa, libera e consapevole. La res extensa invece è materiale, meccanicamente determinata e inconsapevole. Eh sì, siamo davanti a un dualismo nettissimo.
Ora attenzione, ovviamente la res extensa è fatta di materia, è la materia, e la fisica studia proprio la res extensa, studia proprio la materia, non si occupa dell'anima, del pensiero, della res cogitans, quello è un altro campo, ma la fisica si occupa proprio di come la materia si muove, sta, agisce e subisce le variazioni. Benissimo. Quindi bisogna provare adesso a usare quel metodo che abbiamo identificato prima per studiare questa fisica, per studiare meglio questa res extensa. La res cogitans qualcosa abbiamo già detto, abbiamo parlato delle idee, eccetera, ma della res extensa non abbiamo ancora detto praticamente nulla. Allora, Cartesio tenta di ragionare tramite il suo metodo sulla materia, sulla res extensa, e dice, beh, secondo me ci sono due caratteristiche che sulla base delle regole del metodo risaltano quando si analizza la materia. Queste due caratteristiche sono l'estensione e il moto. Queste due caratteristiche sono quelle fondamentali che ci permettono, secondo Cartesio, di descrivere ogni realtà fisica, ogni fenomeno, ogni evenienza. Estensione e moto, cosa vuol dire? Noi possiamo analizzare tutto ciò che accade materialmente nel mondo sulla base, appunto, delle misure, dell'estensione, peso, dimensioni, eccetera, di questi corpi e di come questi corpi si muovono. Ok? D'altronde tutto è estensione nel campo della res extensa, tutto è fatto di materia. Infatti Cartesio arriva a dire che non può esistere il vuoto. Quello che a noi pare vuoto, cioè l'aria attorno a noi, magari lo spazio attorno a noi, non è veramente vuoto. Ci sembra vuoto, ma in realtà è un pieno anche questo, pieno di materia molto molto piccola. In effetti la materia, secondo Cartesio, è divisibile addirittura all'infinito, come ci insegna la geometria. D'altronde il metodo geometrico lo stiamo applicando alla fisica. E allora se in geometria i segmenti, le figure si possono dividere all'infinito, lo spazio si può dividere all'infinito, anche nel mondo fisico dunque bisogna poter dividere la materia all'infinito. Questo vuol dire, secondo Cartesio, che certo quello che ci sembra vuoto in realtà è pieno, fatto di materia molto piccola, ma non dobbiamo pensare che questa materia molto piccola siano gli atomi. Ecco, Cartesio rigetta l'ipotesi atomistica, quella secondo cui la materia sia divisibile solo fino ad un certo punto. Ricordate Democrito? Abbiamo fatto ormai parecchie puntate fa, ma dovrebbe esservi rimasto nella mente. Democrito diceva che la materia si può dividere fino ad un certo punto, non all'infinito, perché a un certo punto si arriva a una parte di materia indivisibile. Questa parte indivisibile la chiamava atomo. Ecco, per Cartesio no, non esistono gli atomi, la materia può essere divisa quante volte si vuole all'infinito, e però questa materia riempie tutto, quindi riempie ogni spazio, non esistono spazi veramente vuoti. Ora, questa res extensa esiste anche perché in fondo in noi esiste un'idea di spazio, dice Cartesio. Visto che noi abbiamo l'idea di spazio e quindi abbiamo creato anche una geometria che ci permette di analizzare lo spazio, ebbene, il nostro spazio geometrico in un certo senso replica idealmente quello che è lo spazio fisico. Noi abbiamo l'idea di spazio proprio perché sappiamo che c'è un legame tra lo spazio fisico e lo spazio geometrico. Anzi, sostanzialmente, per Cartesio, la fisica cos'è? La fisica non è altro che una forma di geometria con l'aggiunta del movimento. Quando vi ho detto che la fisica non è altro che estensione e moto, beh, ti sta dicendo che non è altro che forme nello spazio, quindi geometria, con l'aggiunta del moto, con l'aggiunta del movimento. Questo approccio, che abbiamo già visto quando abbiamo cercato di delineare le regole del metodo, potremmo definirlo un approccio tipicamente geometrico, un approccio tipicamente deduttivista, un approccio tipicamente razionalista. Sì, Cartesio studia la fisica come studierebbe la geometria, possiamo dirla anche così. Il che, attenzione, per i filosofi moderni, per gli studiosi più recenti, non è un gran pregio di Cartesio. Perché oggi, quando studiate fisica, certo non la riducete a una forma di geometria evoluta, la fisica. La fisica è qualcos'altro. La fisica, certo, contiene anche elementi matematici, geometrici, quanto volete, ma la fisica non si studia a tavolino come la geometria. La fisica non si studia solo, almeno, con teoremi e dimostrazioni. La fisica ha bisogno anche poi dell'apporto sperimentale, no? Ecco, Cartesio, da buon geometra, da buon matematico, da buon razionalista, dell'approccio sperimentale, esperienziale, induttivo, se ne fa molto poco. Mentre con Galileo abbiamo visto che c'è un tentativo di creare un metodo della scienza che sia matematico, deduttivo, eccetera, sia però anche induttivo, sperimentale, ecco, in Cartesio l'apporto sperimentale, il lato così esperienziale, viene messo molto in disparte, addirittura, anzi, trascurato, direi, per dare tutta l'importanza invece all'aspetto geometrico, all'aspetto deduttivo, all'aspetto della ragione. Capite la differenza? Ma è una differenza proprio di approccio. Cartesio è un esperto di geometria, alla fine dei conti,
e tenta di trasformare in un certo senso la geometria in fisica. Bisogna anche dire, e l'avevamo accennato anche questo, che Cartesio aveva anche i suoi motivi per sostenere questo approccio geometrico alla fisica. Se ci pensate, Cartesio è anche in fondo il creatore del piano cartesiano, di quel particolare modo per unificare di fatto l'algebra e la geometria. Cosa ha fatto Cartesio? Ha creato un sistema di coordinate, sapete, gli assi cartesiani, ascisse, ordinate, i punti, eccetera, con cui noi possiamo descrivere gli oggetti geometrici, quindi le curve, le figure, eccetera, tramite delle equazioni algebriche. Io posso creare l'equazione della retta, l'equazione della parabola, l'iperbole, di certe figure, certo poi più complesse saranno le figure, più complessa sarà anche l'equazione, sicuramente. Però ho un tramite che mi permette di passare dall'algebra alla geometria e viceversa. Ok? Questo è importante perché mi permette poi lo studio di funzioni, lo studio di equazioni di grado superiore al primo, tutto quello che volete, certo. Ma è importante anche perché ci mostra che la geometria si lega alla matematica, si lega all'algebra e insieme descrivono realtà sempre più complesse. Cartesio si convince che in questo modo si possano descrivere anche realtà fisiche. Realtà fisiche che quindi si possono studiare a tavolino. Ecco, ci sarebbe molto da dire su questa fisica cartesiana e sicuramente nella prossima puntata approfondiremo. Oggi voglio chiudere su un ultimo discorso che però è importante e aiuta a inquadrare tutta la faccenda. Vi ho detto, per Cartesio due cose sono importanti in fisica e sono l'estensione e il moto, bene? Quindi la forma dei corpi, il peso eventualmente, eccetera, e il movimento con cui si muovono, ok? Ebbene, queste due dimensioni che sono quelle fondamentali, l'estensione e il moto, Cartesio afferma che hanno origine da Dio. Cioè Dio, quando ha creato l'universo, secondo Cartesio, ha anche creato la materia, e quindi l'estensione, quella che chiamiamo estensione, e ha anche creato in un certo senso il moto. Cioè Dio, creando l'universo, ha dato ad ogni cosa, ad ogni corpo, una certa e indistruttibile quantità di moto. Attenzione a questo discorso, la quantità di moto, sapete, è ancora oggi studiata in fisica, è una grandezza che si studia. Ecco, una sorta di energia cinetica, possiamo dire, per dare un termine più concreto. Cosa vuol dire questo? Perché la materia e il moto vengono dati da Dio, l'estensione e il moto vengono dati da Dio e, attenzione, estensione e moto sono costanti globalmente. Cosa vuol dire? Che tutta la materia che c'è nel mondo è sempre quella. La somma di tutte le estensioni che ci sono nel mondo sono sempre quelle. La materia non si crea e non si distrugge, si direbbe con un'espressione un po' da chimica di Lavoisier. La materia è costante nell'universo, non si crea e non si distrugge, l'ha creata Dio in origine e da lì in poi è sempre rimasta costante. Certo, si sposta la materia, si stacca. Io adesso sono fatto di materia, morirò, il mio corpo si decomporrà prima o poi e la materia del mio corpo andrà a formare altre cose, ma non scomparirà nel vuoto. La materia si trasformerà. Ma tutto sommato, la somma totale della materia che compone l'universo rimarrà costante. Allo stesso modo funziona anche l'energia cinetica, la quantità di moto. Quando Dio ha creato l'universo ha dato un certo movimento alle cose, no? Poi questo movimento passa da una cosa all'altra, si trasmette da una cosa all'altra. Quindi sono cose che stanno ferme e cose che si muovono. E quando si muovono consumano energia cinetica, ma questa energia cinetica non va dispersa, non va a finire nel nulla. Si trasmette di corpo in corpo. Io quando muovo una mano, trasmetto la mia energia cinetica ai corpuscoli che ci sono nell'aria, che a loro volta trasmettono questa energia cinetica ad altri corpi altrove, no? La farfalla che batte le ali in una parte del mondo provoca un uragano in un'altra parte, perché tutti i movimenti si trasmettono e vanno a sommarsi ad altri movimenti, ovviamente, e vanno a dispersi in certe parti, vanno a formare altre cose e così via, no? Però se io potessi fare la somma in ogni istante di tutta l'energia cinetica presente nell'universo, mi accorgerei che questa somma è sempre costante. Il risultato è sempre un certo numero costante nel tempo, perché l'energia cinetica si trasmette da corpo a corpo, ma non si dissipa completamente, non scompare, né si crea. Stessa cosa che abbiamo detto per la materia, anche la materia si trasmette, spassa da corpo a corpo, alcuni corpi crescono in materia, ingrassano ad esempio, alcuni corpi si assottigliano, certo, ma non scompare. È un passaggio, non una creazione, non una distruzione, ok? Attenzione a questo. Questo vuol dire che Dio ha dato in origine il punto d'avvio a tutto, no? Ha dato l'input iniziale sia dal punto di vista della materia sia dal punto di vista del moto. E questo è importante e lo riprenderemo perché sarà anche uno dei motivi per cui
Pascal criticherà spiccatamente questa visione di Dio di Cartesio. Abbiamo già fatto una delle critiche che Pascal muove a Cartesio, ma questo vi forse aiuta a capire meglio in che senso Pascal criticava Cartesio. Perché, fateci caso, se è vero che Dio ha creato il mondo e gli ha dato il moto e gli ha dato la materia inizialmente, poi questa materia e questo moto rimangono costanti e spiegano tutti i fenomeni fisici, allora la fisica non ha più bisogno di Dio. Dio è in un certo senso il primo motore, no? È quello che ha dato il via, è quello che ha fatto partire l'ingranaggio, è come l'orologiaio che ha dato la carica all'orologio, ma poi una volta data la carica, l'orologio va avanti per conto suo. Gli ingranaggi funzionano per conto loro, i movimenti agiscono, la materia si passa, certo, ma tutto per leggi meccaniche, le vedremo la prossima volta perché oggi non c'è più tempo. Ma tutto va avanti per conto proprio, senza più che Dio debba intervenire. Pensate proprio a questa figura che verrà ripresa da tanti filosofi ispirandosi proprio a Cartesio. Dio è proprio come un grande orologiaio, degli orologiai di una volta, quelli che facevano gli orologi con le lancette, ovviamente non sto parlando di Apple Watch o cose del genere. Un orologiaio che crea un orologio automatico con le lancette, dà la carica, carica l'ingranaggio la prima volta e poi l'ingranaggio va avanti per conto suo. Se l'ingranaggio è fatto bene, non c'è più bisogno che l'orologiaio vada a metterci le mani. Così anche per l'universo. Dio è questo grande architetto, questo grande geometra, se vogliamo dirla così, che ha creato l'universo, gli ha dato la spintarella iniziale, l'ha avviato, l'ha fatto partire e poi l'universo va avanti per conto proprio. Ecco, ci sono ancora delle cose da dire, ovviamente sulla fisica cartesiana, dobbiamo parlare delle proprietà, degli urti, dobbiamo parlare di forze di azione e distanza, se ci sono o non ci sono, della conservazione della quantità di moto, varie altre cose, del principio di inerzia addirittura, ma di queste cose parleremo la prossima volta perché oggi il minutaggio è già abbastanza importante, abbiamo detto già alcune cose su cui vale la pena di soffermarsi e riflettere con calma. Torneremo sugli argomenti, li vedremo con calma già la prossima volta, però per oggi basta. Vi ricordo, come sempre, che questo podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro la Storia, se vi interessa. In più, vi ricordo come sempre che se poi cercate spiegazioni su epoche diverse, su filosofi diversi, eccetera, potete cercarmi anche su YouTube come Ermanno Ferretti o come Scrip e lì ci sono al momento in cui registro più di 1300 spiegazioni, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le varie iniziative, le uscite dei podcast, le uscite dei video e altre cose che prepariamo di tanto in tanto, potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter oppure Instagram, dove sono presente sempre col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi, e lo consiglio caldamente, alla newsletter gratuita e settimanale, una mail molto corposa che mando appunto una volta a settimana, di solito il lunedì sera, anche a tarda sera, dove parlo dei video, dei podcast, ma anche dei libri che sto leggendo, film che sto vedendo, iniziative varie, conferenze, riflessioni sull'attualità, insomma davvero tanto tanto materiale, ricca di spunti, quindi se vi interessa è gratis, basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it e lì c'è modo di lasciare subito la vostra email così vi arriva in automatico. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Cartesio, per parlare ancora di filosofia e tante altre cose ancora. Ciao, alla prossima!